E ciao ragazzi, allora finalmente un altro video dei Gratta e Vinci. Non ho pubblicato il mese di marzo perché avevo altri video da pubblicare, per cui scusate se non avete visto questa puntata di Gratta e Vinci, ma in questo mese di aprile, che poi no, questo video voi lo vedete. Uno lo vedete ovviamente il fine di marzo e invece l'altro lo vedete le prime due settimane di aprile, perché ho preso questa volta i nuovi Gratta e Vinci. Questi Gratta e Vinci che sono nuovi, puzzle, e ne ho presi due più il portafortuna. Ne volevo prendere un altro, solo che non avevo un euro in più, allora alla fine ho preso un altro portafortuna. Per cui, dato che sono tre, divido il video. Adesso grattiamo questi due e poi nel prossimo video vedete questo, un altro Gratta e Vinci, cioè questo, nella prima settimana o seconda di aprile, così almeno mi porto avanti. Per cui, dato che è nuovo, che l'ho appena visto, costa 3 euro, io ne ho presi due, e poi vabbè c'è il portafortuna. Volevo cambiare tutti i Gratta e Vinci, per cui alla fine ho deciso di prendere questo. Prima di iniziare questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video, ma credo di sì, per cui spolliciate, seguitemi su Instagram, vi aspetto anche lì, e un commentino qua sotto, ovviamente. Io li prendo da... io questi Gratta e Vinci praticamente li prendo nel supermercato, vi metto qua la foto dove praticamente li prendo, cioè nelle macchinette, ci sono due macchinette del supermercato e io li prendo qua, e questi sono tutti i Gratta e Vinci. Io li vorrei provare tutti, ma proprio tutti, uno alla volta, così vediamo come funzionano, eccetera. Diciamo che è un momento un po' difficile adesso, perché con questa cosa che succede, in poche parole, calcolate che i Gratta e Vinci non credo che si possano prendere in questi mesi, dato che siamo in zona rossa. Non so se riesco a prenderne altri, spero di sì, ma intanto che ne ho presi tre, voi vedete ovviamente due video separati, che è meglio, perché sennò i video poi durano troppo, specialmente con me che parlo troppo. Per cui io li prenderei tutti, ovviamente un po' alla volta, non tutti, cioè avrei intenzione di spendere 150 euro per prendere tutta la macchinetta, in poche parole, anche di più, solo che poi non lo so se mi conviene, anche perché poi, per cui ho deciso sinceramente di prenderle un po' alla volta, al mese ne prendo uno alla volta, tipo 3 euro, 5 euro, eccetera. Detto questo, che parlo fin troppo, iniziamo, vediamo se questa volta vinco qualcosa, speriamo, incrociamo le dita, però iniziamo da questi due per il momento, invece l'altro lo lasciamo per il prossimo video, per cui se siete curiosi di sapere anche sull'altro Gratta e Vinci, Gratta e Vinci, seguitemi su il canale e ovviamente iscrivetevi. Ok. Andiamo a vedere se vinciamo qualcosina. Allora, iniziamo dal portafortuna, che è praticamente quello piccolo che si fa in fretta, perché poi vi devo spiegare come funziona questo, che io l'ho capito. Allora, vediamo, scusate se gratto un po' storta, ma con il cavalletto è un po' complicato grattare. Iniziamo, spero che vedete, perché sennò stringo ancora un po'. Ok, proviamo. Allora, iniziamo malissimo perché 10.000. Iniziamo male.
2 euro, 20, ma scusa se io lo metto così forse riuscite a vedere meglio, poi 20 euro, 40 e 500. Direi che non abbiamo vinto neanche 20 euro. Altro che portafortuna, semmai lo devono chiamare sfortuna. E questo è il primo, è già andato. Bene, allora, invece questo funziona che se noi troviamo questi numeri qua, ad esempio il 51, se io trovo il 51 qua, uno di questi, dovrei grattare praticamente qua. Quando ho completato tutto il puzzle, che sono 4 numeri, in uno di questo, può essere anche due se secondo me puoi vincere, in uno di questo c'è praticamente la stellina, il ferro, la cucinella, eccetera. E sotto, e sotto abbiamo il prezzo, cioè praticamente quello che vinciamo. Credo che avete capito, per cui andiamo a vedere, ve lo spiego meglio. Allora, non so se metterlo così, così forse tipo 59. Vediamo se qua c'è il 59. Allora, qua non c'è il 59. Sotto 36. 36 è nel secondo puzzle, per cui grattiamo il 36. Poi, sessantatré ce l'abbiamo nel terzo e grattiamo il terzo. Poi 40. Abbiamo qua 40. Se riusciamo a trovare il 35 e il 14, abbiamo vinto qualcosa. Speriamo. 24. Non ce l'abbiamo. 69, non c'è. Cioè, io spero che riuscite a vedere perché ok che la postazione è un po' scomoda. Poi 54, neanche il 54. 59, niente. 35. Sì, ne abbiamo trovato un altro. Manca solo il 14 e possiamo vedere se abbiamo vinto qualcosa. 33 non c'è. 51 è qui. Ce l'abbiamo. Poi 12 non ce l'abbiamo, 65 è sotto qui, poi 42, dai, ne manca uno. Ne manca uno, anzi due ne mancano. Ne mancano due, vediamo se questi due riusciamo a vincere. Io spero, speriamo. Abbiamo, grattiamoli tutti e due. Il 18 che non ce l'abbiamo e il 21. Sì! Il 21, abbiamo completato il puzzle. Adesso lo grattiamo bene.
Allora, controlliamo perché non si sa mai se abbiamo sbagliato. Allora, il 42 c'è, il 65 ce l'abbiamo, il 21 ce l'abbiamo e poi il 51 ce l'abbiamo. Viene fuori la stella, per cui adesso grattiamo la stella e vediamo quanto abbiamo vinto. Dai, speriamo di più. Mi è venuto un colpo, ho detto no, 30 euro. Alla fine ho vinto solo 3 euro, non ci credo. Sembra che mi pigliano per il culo. Mamma mia. Cioè, alla fine tutta sta cosa per aver vinto 3 euro. Comunque, questo gratta e vinci e funziona così. Se trovavo anche il numero 14, potevo avere due puzzle completati e aver vinto qualcosa. Vediamo sotto la cucinella che cosa avremmo vinto se trovavo il 14. Però non è giusto, 200 euro, ma che sfiga è, ma dai, meglio di niente, 200 euro invece di 3. No, non ci credo, ma quanto sono sfigata. Vabbè, ho recuperato 3 euro e con questi 3 euro potrei co ricomprare ancora questo, che è divertente, oppure comprare un altro gratta e vinci. Fatemelo sapere sotto nei commenti se volete che compro un altro gratta e vinci uguale identico a questo o un altro però di 3 euro. Allora, non è andata male, dai. Meglio di niente, perché meglio vincere qualcosa che non vincere, diciamo, e recuperare qualcosina. Forse nel prossimo gratta e vinci speriamo di trovare almeno un prezzo un po' superiore. Comunque, niente, abbiamo vinto 3 euro. Non mi dispiace però questo gratta e vinci, è molto bello, sia per giocare che per divertimento. Ovviamente adesso gratto tutto. Comunque, detto questo, questo qua non l'abbiamo vinto, per cui possiamo stracciarlo. E invece questo è il gratta e vinci vincente. Ovviamente era meglio 200 euro che 3 euro, ma vabbè, così la fortuna a me non mi gira mai, ovviamente. Vabbè, detto questo, spero che vi siete divertiti, spero che vi ho tenuto un po' di compagnia e spero che questa tipologia di video vi piace, ma credo di sì, perché tra i commenti e le visualizzazioni direi che sono alti, per cui sia perché mi diverto io, perché mi piace fare questi video, e sia perché so che piacciono anche a voi, perché sennò non avevo così tante visualizzazioni. Detto questo, fatemi sapere se volete che compro, cioè, tanto ora che ritiro i soldi, calcolate che voi questo video l'avete già visto. Fatemi sapere se volete che prendo questo gratta e vinci uguale identico o se prendo un altro gratta e vinci però di 3 euro. Così almeno vediamo. Voi fatemelo sapere sotto nei commenti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale così vedete l'altro video che uscirà nell'altro Gratta e Vinci. Ciao e al prossimo video!